benvenuti allo stadio Renato Dall'Ara, 32esima giornata del campionato di Serie A. Team si affronteranno il Bologna e la Sampdoria, ma nel frattempo abbiamo un'intera ora da passare tutti assieme e partiamo subito con il nostro Match Day Show. Come primo appuntamento della mattinata abbiamo, lo vedete qui, un gruppo di ragazzi che abbiamo visto fino adesso giocare a bordo campo sotto la curva Bulgarelli. Sono i ragazzi di BFC Senza Barriere, accompagnati da Giovanni Grassi, il presidente, prego, che non è qui da solo, perché assieme ai ragazzi di BFC Senza Barriere ci sono anche i ragazzi di Football Frame Malta, che è un gruppo di ragazzi con cui i nostri BFC Senza Barriere stanno facendo un progetto di interscambio sculturale. Raccontaci qualcosa, Giovanni. Ciao a tutti, questo Erasmus che ci ha portato qui al Dall'Ara è un progetto finanziato dalla comunità europea che si chiama Divers. Quindi vedete, ci sono degli amici in carrozzina con deambulatore. E quindi un progetto organizzato da due scuole calcio, Frame Football Malta e BFC Senza Barriere, e quindi che ci vede in questo periodo pasquale ospiti al Villaggio Senza Barriere di Tolè per fare vivere assieme 6 giorni di Erasmus, di convivenza, proprio con l'obiettivo dell'inclusione. Avete fatto tante attività in questi giorni, siete venuti anche a visitare lo stadio Dall'Ara nella mattinata di giovedì. Cos'altro avete fatto tutti insieme? Quali sono gli appuntamenti che in questi giorni avete condiviso? Allora, giovedì, il primo giorno di Erasmus, come hai detto, siamo venuti in visita al Dall'Ara. Poi dopo, a seguire, siamo stati ospiti nella Cattedrale San Pietro dall'Arcivescovo Don Matteo Zuppi, che ci ha salutato, ci ha dato la benedizione di Pasqua. Poi dopo ci siamo spostati in comune e abbiamo avuto la possibilità di visitare la sala consigliare e quindi di fare una visita storica e politica in comune, insomma, dove ci hanno spiegato come funziona l'organizzazione del Consiglio Comunale. Ieri siamo andati a giocare al torneo We Love Football al Biavati alle ore 15 e quindi poi dopo abbiamo incontrato i giocatori della squadra della Roma e del Lokomotiv Mosca, con cui abbiamo condiviso il nostro cerchio magico che avete appena visto. Bellissimi appuntamenti, sicuramente un'esperienza tanto divertente per i ragazzi di Football Frame Malta. Qui con noi c'è Rita, la presidentessa. Rita, siete arrivati mercoledì, sono già 3 giorni che siete a Bologna. Come vi sembra questa esperienza? What your experience here in Bologna? We arrived here Wednesday. Our experience here, it's marvelous. It was very nice. We had a very great greeting from Giovanni and Edu, the scuola di Edu. As Giovanni said, we visited very important places and we are very happy to be here to share our experience and to have this football for all. Ok, ha detto che è stata un'esperienza molto divertente, anzi ringrazio Giovanni per tutti gli appuntamenti che gli ha organizzato. Sono arrivati mercoledì, quindi sono già al loro terzo giorno. Noi vi ringraziamo, vi lasciamo, perché voi adesso rimanete con noi e sarete sugli spalti dei distinti e guarderete con noi questa partita. Mi raccomando, abbiamo bisogno anche del vostro tifo. Allora l'Erasmus grida un grande Forza Bologna! Forza Bologna! Grazie ragazzi.